Il progetto VOS nasce dalla volontà di tre soci che hanno voluto mettere questa importante struttura, questo ristorante, in una delle vie assolutamente più trafficate in Europa. Siamo qui a Roma, in Via di Pietra, dove c'è un flusso di stranieri notevolissimo. Il progetto intende voler rendere il più facilmente fruibile dei piatti anche importanti a dei prezzi molto accessibili. Il progetto VOS ricalca un po' quello che è lo stile di bistrot francese di derivazione americana. Qui ci troviamo in un palazzo molto bello del fine 700, primi 800, che prima del nostro ristorante era una banca. Bene, l'idea di cucina di VOS fondamentalmente è applicata in un contesto il più semplice possibile, il più semplificato possibile, per rivoluzionare un po' quella che è la situazione del turista, no? Quando viene a Roma, quindi di trovare dei piatti della tradizione, fatti però a mestiere, insomma, il più onesti possibili, in modo tale da far avvicinare un po' tutti, avendo dei prezzi comunque sia molto accessibili. Ovviamente ci siamo accostati a una grande azienda che è Electrolux, la quale ci ha fornito di apparecchiature a altissimo livello. Quindi abbiamo la possibilità di creare qualsiasi cosa qui dentro. E il nostro punto di forza in questo ristorante è che appunto facciamo veramente tutto in casa, compriamo soltanto i piatti qui, per il resto dalle paste fresche al pane, alle preparazioni che vengono fatte, alla pasticceria soprattutto, è tutto fatto da zero con le nostre mani, insomma. In questo tipo di cucina quello che adoro utilizzare di più è sicuramente l'abbattimento dei prodotti, una cosa alla quale teniamo tantissimo insieme con la proprietà e il direttore, quindi tutto ciò che cuciniamo viene rigorosamente abbattuto e conservato nella maniera più idonea per l'HACCP e per tutelare sempre il cliente che si fida e viene a mangiare qui, insomma. L'obiettivo nostro è quello, arrivati a primavera, di rigirarci in qualsiasi lasso della giornata e trovare sempre il locale completamente pieno. Cioè, e rendere, come stava sottolineando prima lo chef, felici una giornata trascorsa a Roma, non soltanto per i nostri monumenti, ma anche per la nostra cucina.